Io chiamerei i nostri medici qui in modo un po' più informale che non la tavola rotonda, così cerchiamo di sintetizzare un po' e raccogliere insieme magari le vostre domande. Quindi chiamerei qui tutti i nostri interlocutori, la dottoressa Kessler, il dottor Bosia, sì, Cecilia Soldati, il dottor Roberti e abbiamo qui anche la dottoressa Quattropani, che a questo punto chi non la conosce la vuole anche vedere, e il dottor Claudio Gaia, che sono anche entrambi gastroenterologi. Bene, venite un po' più qua, fatemi un po' più compagnia, mi metto un po' in mezzo anch'io. C'è qualche altro gastro? Non li vedo. Sono già scappati. Dottor Lollo è andato. Ecco, il dottor Lolo, volevo salutarlo, se n'è andato, bene. Ok. Allora, che dire, dottori? Io ho sentito parlare tutti voi questa sera di un sacco di cose, mi sono appuntata anche qualche curiosità, ma prego le persone in sala se hanno domande. C'è già qualcuno? Se hanno domande, ecco, guarda, c'è già qualcuno. Cominciamo con le domande, allora. Arrivo. Prego. Buonasera a tutti. Io sono Anda Soranzo del Kinetic Center, centro di fisioterapia a Lugano. Siamo qua in sala con le nostre fisioterapiste specializzate nel pavimento pelvico, anche come sostegno per alcuni pazienti Ecco, mi che scusi, sono la qua. fermo un momento, ha 2 minuti per fare la domanda. Mi scusi, però c'è altra gente. Certo. Grazie. La mia domanda è: avete parlato di tante figure di supporto, però non avete menzionato la fisioterapia, quindi. Mi chiedevo quale pensate che sia il ruolo della fisioterapia in questo percorso e se come professionisti la consigliate ai pazienti. Ecco, grazie. C'è qualcuno che vuole rispondere? Allora, la fisioterapia è sicuramente importante, sia per quanto riguarda le malattie reumatiche, ovviamente, ma anche per il pavimento pelvico. Non abbiamo potuto parlare di tutte le complicazioni della malattia. È chiaro che nell'ambito, per esempio, dell'incontinenza, un'educazione, una rieducazione del pavimento pelvico, per chi non lo sapeva, se il pavimento pelvico è la parte bassa che tiene su tutti gli organi, in cui c'è anche il retto e l'ano. E quindi il lano è ovviamente, se non è continente, se non è forte, magari soprattutto nelle donne dopo il parto, se uno ha la diarrea non riesce a contenere le feci. Quindi è una componente molto importante. Spesso è difficile e ci vogliono, giustamente come dice lei, gli specialisti. Non bisogna fare fisio del pavimento pelvico da uno che fa la colonna, rispettivamente il contrario, perché nella fisioterapia ci sono delle specialità molto molto particolari e quindi grazie di aver sollevato l'argomento. Grazie. Intanto che aspettiamo magari qualcuno se ha altre domande e alzi la mano per chiedere, prego. Arrivo. Tanto che, ecco, perfetto, sì. Posso stare seduta? Oh. Sì, certamente. Vabbè, io un morbo di Crohn, diciamo, dormiente, dicevano una volta, adesso ho letto sul foglio che si dice in un'altra maniera. Io non ho problemi di reumatismi, però ho problemi di cartilagine. C'è qualche correlazione? No. No? Grazie. Io adoro il dottor Bosia. Per la sintesi, per la sintesi. Intanto che ci saranno altri magari a fare domande, c'è già Sì. qualcuno? Sei tu? No? Ecco, Ah, buonasera. ok. Io vorrei Prego, sapere signore. se reflusso ha qualcosa da fare con questa malattia. O ernia dietale Sì, magari possiamo parlare con i miei colleghi. Ha detto se ha reflusso? Sì. Ho capito bene? No. Mi dispiace. Ernia dietale? No, allora, se ha a che fare nell'ambito complicazioni di un amici, di una malattia. No, no, no. È una cosa a sé stante. Grazie, dottoressa Quattropani. C'era un'altra mano alzata là in fondo, sì? Buonasera a tutti. Io ho il morbo di Crohn da 11 anni. Ormai ci convivo, ma arrivo alla domanda. So che ci sono studi sulla microbiota e volevo sapere, se questo effettivamente può essere un aiuto, perché si è visto che comunque,
dagli esami del microbiota intestinale ci sono dei batteri che a livello dell'intestino mancano a chi è affetto di morbo di Crohn e che magari appunto una dieta specifica in questo può essere d'aiuto. Allora, per quanto concerne microbiota e dieta, un po' avete già sentito questa sera, ma ci sono ancora studi in corso, sicuramente può aiutare. Però quello che è interessante è che stanno studiando, oltre il trapianto fecale, quindi ci sono degli studi, purtroppo al momento sono piccoli, sono abbastanza eterogenei, ma non solo nelle malattie croniche infiammatorie, anche in altri ambiti. Però ci sono stati anche dei risultati positivi. Per il momento però è off-label, è una cosa sperimentale, a meno che non si fa parte di uno studio, non è contemplato. Il trapianto fecale si fa solo per quanto concerne il Clostridium difficile colitis, ma deve essere fatto in un centro, perché bisogna fare un sacco di esami sia per il donatore che per il ricevente. Però sicuramente ci sono stati dati interessanti. Stanno studiando anche i postbiotici, cioè in poche parole studiare il metabolismo del microbiota, cosa producono e quindi agire in un altro modo, non probiotici ma postbiotici, praticamente cercare di creare queste sostanze che vengono create dal microbiota. Sicuramente ci saranno delle novità in futuro. Ho risposto alla domanda? Bene, c'è qualcun altro in sala che vuole chiedere qualcosa? Dalla sala dei... Sì? Allora, abbiamo una domanda di una ragazza, 25 anni, ha il morbo di Crohn, complesso, ben controllato, scritto. Però vorrebbe una gravidanza e quindi si chiede se il medicinale che prende adesso sarebbe Umira, va bene, oppure se dovrebbe cambiare su qualcos'altro. Chi vuole rispondere? Ma diciamo la condizione primaria per cercare di avere una gravidanza che funzioni è programmarla. Quindi bisogna programmarla e programmarla nel momento migliore. Il momento migliore per quanto concerne la malattia dell'intestino è con un intestino tranquillo il più possibile, come sembra essere il caso per la signora. Per quanto riguarda i medicamenti, diciamo, una volta c'era solo uno che si poteva dare in gravidanza, il Cimzia, per non fare nomi, e quello andava bene ed è ancora così adesso. Si è diventato un po' più larghi anche con altri cugini del Cimzia, col Remicade soprattutto, tanto per non fare nomi, che una volta veniva sospeso nell'ultimo trimestre della gravidanza, adesso invece viene dato e basta, col ritmo normale che uno lo riceve. Con l'Umira bisognerebbe chiedere, è lo stesso tipo di medicamento, però io in sé non ho un'esperienza diretta, quindi direi Remicade sì, Cimzia sì. Come? Io ti dico di sì. E la dottoressa Kessler mi conferma dalla regia sì. Ok. Bene, e qui c'è qualcuno che vuol fare una domanda, vado io col microfono, prego. Ecco, buonasera. Volevo chiedere un fattore che è venuto fuori, che per esempio nelle malattie tumorali come lo stomaco e intestino, anche se oggi rispetto solo a 20-30 anni fa c'è molto più prevenzione, si cerca di mangiare di meglio con le diete, così, come mai si sta abbassando sempre più progressivamente l'età? Chi vuole rispondere? Dottoressa Kessler? Ma in realtà, se voi state un po' attenti alle notizie anche in generale, anche il tumore del seno, una volta si faceva e si fa ancora tutt'oggi lo screening a 50 anni con la mammografia. Negli Stati Uniti, per esempio, stanno pensando di andare a 40 perché tutti i tumori sono in grande aumento. Il perché esattamente non lo sappiamo, sicuramente lo stile di vita e tutto quello che anche mangiamo, almeno per quello che è l'intestino, gioca un ruolo fondamentale. Come diceva la dietista, non volevo dire, non so se è dottoressa, signora, eccetera, soldati, lo sapevo, ecco, noi siamo un po' quello che mangiamo, quindi è veramente importante. Respiriamo già delle schifezze tutto il giorno, se fumiamo non ci diamo sicuramente una mano, ma non solo all'intestino o ai polmoni, ma a tutto il resto dell'organismo. È importante fare attenzione all'alimentazione. Poi è chiaro che anche le cose bio, la pioggia
è tutta uguale, non è che possiamo fare il bio e annaffiarlo con l'acqua distillata, quindi chiaramente non possiamo proprio essere a regola d'arte. Ecco, io ho una domanda per la dietista intanto. Abbiamo parlato delle linee guida, delle varie diete, eccetera, ma c'è, sembra è banale forse, però è bene ricordarlo, c'è qualcosa, qualche buon consiglio che ci aiuta a seguire un'alimentazione per prevenire l'insorgenza delle mici? È la stessa alimentazione per accompagnare le mici, la stessa, un'alimentazione sana. C'è scritto anche nel sito di Croncolitis, lo spiegano bene, il paragrafo per i pazienti sull'alimentazione, con sostanze antinfiammatorie, quindi prevenzione. E non è solo l'alimentazione, pensando alla fisioterapista, penso anche all'attività fisica, a buoni rapporti con le persone che ci stanno intorno, una condizione di vita appunto completa. Come diceva anche Isabella, dieta non è solo cibo, è uno stile di vita. Esatto, questo è molto importante. Prego, Bruno. Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo una figlia che ha il morbo di Crohn che da quando aveva 13 anni. Io volevo solo approfittare per ringraziare tantissimo tutti voi e l'associazione che ha permesso di fare questo evento in Ticino e anche tutta la documentazione poi tradotta in italiano, perché fino a poco tempo fa non c'era. Grazie mille. E mentre Bruno va dalla prossima persona. Esatto, io dico che il presidente che è qui stasera ci ha detto che in Ticino hanno messo il piede, come ha detto, ma non lo toglieranno, quindi comunque ancora una volta il Canton Ticino beneficerà di un'organizzazione che è molto efficiente e molto importante, che questa sera ci ha permesso comunque di essere tutti qui a parlarne. Prego. Eccomi qua, sono Giuseppe, anch'io sono papà, non sono direttamente un micio, però volevo chiedere, il genitore si sente impotente, soprattutto quando ci sono le crisi acute, eccetera. La signora Soldati ci ha dato degli interessanti spunti su come favorire il ripristino di una normale situazione con degli ottimi consigli sulla dieta. Esistono dei farmaci? Faccio un esempio, io quando ho la diarrea prendo l'Imodium, mi passa la diarrea, poi prendo il Biofluorin e ristabilisco i batteri buoni nella pancia. Nel caso della colite del Crohn, ci sono delle cose simili che possono aiutare a ridurre il tempo della crisi profonda, che è il momento più difficile per la persona ma anche per la famiglia? Chi vuole rispondere dei gastroenterologi? Teresa Quattropani. Ma buonasera, dipende un po' chiaramente dalla situazione, anzi a dire la verità l'Imodium sarebbe tra virgolette controindicato, quindi quando c'è un flare, una recidiva acuta bisogna sempre vedere e valutare, quindi controllare se i parametri infiammatori e spesso il medicamento rescue che ci salva è il cortisone, magari fare dei brevi periodi con cortisone. Poi se un paziente è già sotto un biologico o sotto un immunosuppressore si possono adattare i farmaci, però spesso e volentieri non agiscono subito, no? Quindi diciamo in situazioni difficili, questo è un esempio, nelle colite ulcerose magari i pazienti devono essere ricoverati, devono essere comunque trattati con cortisone endovena, cioè dipende veramente dalla situazione. Il problema anche di dare, penso che fosse un po' l'idea dei probiotici, eccetera, bisogna anche pensare che quando un paziente ha così tante diarree, tutto quello che noi diamo per bocca e per quello che la dottoressa dice magari deve essere ricoverato, spesso e volentieri esce. Quindi ha pochissimo senso, dobbiamo alcune volte ricoverare i pazienti per poter dare i farmaci che noi vogliamo far agire in vena. Quindi nelle fasi acute queste cose servono. È come mettere un cerotto e andare in piscina, ti si stacca. Ecco, avete parlato di farmaci biologici, anche il dottor Bosia ci ha fatto questa bella tabella dove ci spiegava vari aspetti
e appunto è arrivato a parlarci di questi farmaci biologici già in uso, da quello che ho capito io, ma poi che danno anche un bel futuro alle terapie. Io so essere farmaci molto molto cari. Dottor Busia, ha parlato anche di generici in questo senso. Sì, per intanto ci sono i farmaci generici, cioè biosimilari degli anti-TNF, costano significativamente meno. Tra l'altro adesso anche il farmacista è obbligato a scegliere questi farmaci che costano meno e con la stessa efficacia. Sì, sì. Gli studi fanno vedere che c'è proprio un'efficacia sovrapponibile. Sì. Una domanda anche per il dottor Roberti. Si è parlato di questa uveite. Ecco, la domanda è la seguente: quando ci sono delle crisi così grandi di queste malattie infiammatorie croniche intestinali, può sopravvenire un'uveite, no? Ma quando è in remissione la malattia, è tranquillo anche il lato dell'occhio? No, le uveiti sono abbastanza dissociate dalla malattia sistemica. Solo le episcleriti si è visto che sono più frequenti quando c'è più infiammazione. Solo le episcleriti, le altre invece sono, diciamo, indipendenti, esattamente. Non c'è causa effetto. No. Grazie. Chi ha ancora domande? Prego. Ultima. Buonasera, visto che è l'ultima ne approfitto per farne due. Ah, adesso il Presidente ha detto l'ultima, quindi. Ma poi ci sarà un rinfresco dove magari poi chi ha bisogno di chiedere ancora qualcosa può comunque parlare con i medici, non li facciamo scappare. Prego. Vorrei chiedere se c'è una frequenza consigliata con cui effettuare controlli, quindi analisi del sangue, anche colonscopia. La seconda optional sarebbe se integratori di vitamine o anche proteine possono influire con le malattie, in particolare la colite ulcerosa. Ma diciamo i controlli regolari, penso si riferisca ai controlli endoscopici, presumo. I controlli endoscopici regolari in sé hanno un ruolo nella colite vecchia, nella colite che va a più di 10 anni, dove c'è un certo rischio, soprattutto se la colite è di tutto il colon, di un rischio di tumori, bisogna dirlo, e qui chiaramente passati 10 anni si comincia a considerare dei controlli regolari anche nel paziente che sta bene e non ha problemi, altrimenti normalmente si tende ad orientarsi sulla clinica, cioè su come sta il paziente, se ha una complicazione non va meglio, dobbiamo cambiare medicamento. Per quanto concerne gli integratori, per fortuna non me ne occupo direttamente, ma c'è la Cecilia che lo fa per noi. C'è integratore, c'è quella parte di farmaco che viene data prescritta dal medico, B12, ferro, eccetera, a dipendenza delle analisi, e poi c'è quella parte un pochettino più legata all'alimentazione, come potrebbe essere, ho fatto l'esempio degli omega 3, se la persona non consuma pesce perché no, o non piace, eccetera, propongo l'integrazione, come se consumasse il pesce, ecco, in questo senso, però tutti gli altri integratori sono più legati alle analisi dei medici. Grazie. Grazie a veramente tutti voi che questa sera ci avete aperto davvero la strada per comprendere un po' meglio tutto. C'è ancora la dottoressa Kessler, vuole dire qualcosa? Prego. Io volevo dire una piccolissima cosa. Prima di tutto volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti stasera, visto che diciamo mi hanno incaricato a nome dei miei colleghi di parlare della malattia come gastroenterologo. E poi volevo ringraziare l'associazione per aver organizzato questo bellissimo evento e anche gli sponsor, perché è vero che sono qua come sponsor, però a parte questo, dietro ogni sponsor ci sono dei ricercatori che ci stanno aiutando a curarvi, e secondo me questa è una cosa molto importante che volevo ringraziare. Voilà. Grazie dottoressa. Caro Presidente, visto che la dottoressa Kessler ha fatto un pochino la chiusura come avremmo dovuto fare, la ringraziamo per aver lavorato al posto nostro, però io direi due parole, gliele lascio dire, prego. Ok, siamo arrivati alla fine, a me resta che dire grazie per primis a tutti voi che siete venuti, sia qui, sia all'Hotel Pestalozzi, sia quelli che ci guardano da casa.
Siamo molto numerosi, l'abbiamo già accennato, sono più di 200 persone questa sera in tutte e tre, diciamo, le location. È un numero pazzesco per noi. Sicuramente nel 2025 torneremo in Ticino, non sappiamo dove, ma torneremo in Ticino. Grazie anche a tutti i signori e signore che hanno lavorato questa sera per noi, perché senza di loro non funzionerebbe neanche. Grazie a te, Maria, grazie. Grazie Bruno. Grazie mille.